Giampiero Gasperini, peccato per il risultato, non è stata neanche un'Atalanta troppo fortunata. No, sono andati in svantaggio subito, questo indubbiamente ha condizionato un po' la gara. E la Juventus è partita molto forte, ha approfittato di alcuni nostri errori, era molto veloce, pimpante, questi giocatori hanno alcune caratteristiche veramente difficili da contenere, però piano piano poi siamo nell'arco della gara rientrati in partita, contrastato meglio, giocato secondo me una buona gara. Peccato l'episodio del rigore, poteva rimettere le cose in pari e cambiare un po' la partita. Il primo tempo abbiamo un po' più di sofferenza, il secondo siamo ulteriormente cresciuti, abbiamo finito molto bene e forse se c'era un pareggio non era poi così non meritato. Insomma, la squadra ci ha creduto fino alla fine, come sempre, del resto, per quello che dicevo, non è stata neanche fortunata, perché anche soltanto un rimpallo invece Ha no. giocato con coraggio, sono stati bravi, alcune prestazioni sono state veramente notevoli. Qualcun'altra un po' più difficile, ma giocavamo contro una squadra molto forte. Noi abbiamo fatto la nostra partita, non è stata proprio fortunatissima, poteva girare un po' diversamente, però non possiamo neanche piangerci troppo addosso. Io di queste prestazioni sono soddisfatto. Adesso andremo a giocare a Torino con un risultato chiaramente negativo, però non è tutto finito. Sono risultati strani, se riesci a stare in gara, per quanto difficile. Poi dopo abbiamo visto nei finali cosa può succedere. D'altra parte, per superare i turni di Coppa Italia bisogna vincere il ritorno, o perlomeno quello che è successo a Napoli. Qui sarà un po' più difficile, anzi sicuramente più difficile, però non impossibile. Adesso testa al campionato, adesso bisogna fare step per step. Sì, Dopo la semifinale, l'andata, adesso il campionato. dobbiamo pensare al Chievo assolutamente, che in casa ci manca un po' le vittorie. E dobbiamo tornare alla vittoria in casa, giocare con attenzione, con concentrazione, non complicarci la partita come ad esempio abbiamo fatto col Cagliari. E quindi tornare, vincere la partita col Chievo darebbe ossigeno a una classifica che nel girone di ritorno, insomma, è molto combattuta.